Italexit, quante volte ne abbiamo sentito parlare in questi ultimi anni? Ebbene, in questo momento di profonda criticità sistemica, non solo per il nostro paese, ma per tutta l'Unione Europea, si stanno creando le condizioni socio-economiche e macro-economiche affinché questo rischio possa trasformarsi in una ipotetica eventualità già nel breve termine. Vediamo assieme 5 considerazioni tematiche su cui riflettere, che potrebbero alimentare la realizzazione di questo evento. In prima battuta, abbiamo ormai un establishment politico in Italia in equilibrio profondamente precario. Abbiamo avuto occasione di vedere la conflittualità e ostilità addirittura all'interno delle varie forze che compongono l'attuale esecutivo, che di certo non trasmettono e fanno ben sperare per il futuro della legislatura. Il Ministero degli Interni in più occasioni ha fatto presente come esistono ormai rischi oggettivi di insurrezione e ribellione sociale per la tensione che stanno vivendo soprattutto le parti della popolazione che sono più povere ed anche più deboli. Seconda considerazione, vi è ormai una constatazione trasversale in tutta la popolazione italiana di come l'Unione Europea debba considerare esclusivamente una definizione geografica, avendo perso tutta quella sua credibilità proprio a causa del suo immobilismo e autoritarismo di queste ultime settimane, che abbiamo potuto decifrare per voce dei vari organi e autorità sovranazionali che la contraddistinguono. Chi era notevolmente euroconvinto in questi ultimi mesi è diventato euroscettico. Io stesso ho colleghi che operano nei mercati finanziari, i quali in poche settimane hanno letteralmente cambiato bandiera, sono diventati da sì euro a no euro, basta, rompiamo definitivamente queste catene, perché adesso ormai ci sono tutte le condizioni per provare ad andare da soli. Terza considerazione, si ha la percezione di come il paese sia stato oggetto di un saccheggio finanziario durante il crollo di borsa, che sembra sia stato orchestrato magistralmente tra la fine di febbraio e la fine di marzo. Sostanzialmente la popolazione percepisce il ritardo con cui si è deciso di porre un limite alla speculazione finanziaria, ad esempio non permettendo le vendite allo scoperto, però questo con oltre 3 settimane di ritardo dalla proclamazione del lockdown. Questo effettivamente deve far riflettere, in quanto per quale motivo si dovrebbe chiudere o mettere in ibernazione l'economia reale, mentre quella finanziaria la si dovrebbe lasciar libera di pascolare e aggredire impunemente chi è con le mani conserte e non può muoversi per difendersi. Questa è una riflessione che ormai comincia a essere percepita da chiunque, anche di chi non fa parte e lavora all'interno dei mercati finanziari. Quarto elemento di riflessione, abbiamo le condizioni macroeconomiche più favorevoli per innescare un'operazione di sganciamento dall'Unione Europea, vale a dire l'Italexit. Per quale motivo? Beh, in prima battuta perché tutte le nazioni europee saranno obbligate a fare più debito, tutte, non si salverà nessuna, quindi i rapporti debito-PIL aumenteranno per tutte quante. In tal senso, un paese che si sgancia e decide di abbandonare l'euro e l'Unione Europea può fare debito, e questo elemento non diventa più un elemento negativo, proprio perché tutti gli altri paesi che vorranno rimanere dentro l'Unione Europea o che vorranno continuare ad avere l'euro continueranno, anche loro saranno obbligati a fare debito. Ulteriore elemento distintivo che riguarda a questo quarto punto tematico, la globalizzazione è finita. E ce ne rendiamo conto, se ne sono resi conto soprattutto
gli attori dell'establishment industriale, che senso ha costruire filiere produttive spalmate su più paesi quando poi un contagio epidemico di questa portata arriva ad avere una grandezza internazionale e pone appunto pone in difficoltà la capacità di sostenere le filiere produttive, proprio perché magari alcuni paesi vanno in lockdown, in shutdown, si mettono profondamente in compressione i meccanismi logistici di trasferimento delle merci e così via discorrendo. Pertanto ha molto più significato ripristinare quelli che erano gli stock di capitali industriali che sono andati distrutti o dimenticati o lasciati morire negli anni precedenti, perché i ritorni ai nazionalismi protettivi li vedremo nei prossimi mesi, anche a livello politico, proprio perché ci si renderà conto della necessità di essere più autosufficienti sul versante produttivo. Pensate solo alla vicenda delle mascherine, in cui in un certo momento nelle settimane precedenti la Cina era diventata sostanzialmente il leader di mercato nella produzione e somministrazione di dispositivi medici di protezione, obbligando i rispettivi paesi invece a muoversi per sviluppare internamente una propria forza produttiva per questa tipologia di prodotto. Quinto elemento di considerazione tematica. L'Italia è la nazione europea che ha il più elevato stock di ricchezza privata, vale a dire, questo non è una novità, è ben risaputo che i risparmiatori italiani, dopo quelli giapponesi, detengono stock di ricchezza privata tra i più elevati al mondo. Questo darebbe tantissima credibilità nel momento in cui un paese in questo momento decide di sganciarsi e abbandonare la flotta. Per quale motivo? Perché se si dovessero affrontare momenti di difficoltà legate alla turbolenza finanziaria, ovviamente prodotta da uno shock esogeno di questa portata, l'Italia avrebbe la credibilità per affrontare le difficoltà finanziarie proprio grazie all'instaurazione, ad esempio, all'istituzione di una wealth tax, ossia non dico una patrimoniale, ma un'imposta che va a colpire una parte della ricchezza, soprattutto quella finanziaria italiana, per far fronte a momenti transitori di tensione finanziaria ed anche probabilmente di liquidità. Ovviamente l'Italexit, per quanto possa realizzarsi, non produrrà nel breve termine conforto finanziario. Ci saranno, proprio come stiamo vivendo adesso, dei momenti di profonda tensione proprio legati anche alla turbolenza finanziaria che si dovrebbe e si potrebbe verificare in ambito finanziario internazionale. Di certo, per quello che stiamo vivendo al momento attuale, soprattutto in considerazione del cambio di sentiment da parte del mood, da parte della popolazione italiana, che adesso, se dovesse essere chiamata ad esprimersi su un'ipotesi di Italexit, non vi sono più quelle convinzioni oggettive per cui il fronte Remain sarebbe capace di vincere sul Leave. Proprio perché la popolazione italiana, al pari di tante altre europee, ormai stanno lentamente arrivando ad un punto di saturazione, ad una situazione di disperazione sociale, per cui anche questo tipo di eventualità potrebbe essere considerata come una sorta di exit strategy che almeno consente al paese di avere quegli strumenti per agire tempestivamente, ricorrendo a quelli che sono, nell'ordinarietà, della vita di una nazione, ad esempio,
al ripristino della sovranità monetaria e così via discorrendo. Questo non significa che nel medio e lungo termine l'Italexit potrebbe rappresentare invece la soluzione migliore. Di certo, per quello che stiamo vivendo, sia Italexit che la capacità del paese di continuare a rimanere all'interno dell'Unione Europea a fronte probabilmente di un cambio di scenario all'interno di tutto l'establishment politico europeo debbono essere pariteticamente soppesate, per cui in questo momento il rischio sistemico e Italexit deve essere soppesato anche all'interno dei portafogli finanziari per chi investe a medio-lungo termine.